Questo è il nostro stand al MIR 2022. Come caratteristica tipica di Proel abbiamo un'offerta molto ampia che si differenzia per brand. Il brand Axiom, che è praticamente la parte Pro Audio, il sound di marchiato Proel Sound Systems, che è il sound un po' più da MI, da negozio, da retail. E poi abbiamo una grande novità della parte cablaggio da elettrico a audio, sempre di Proel Stage Equipment. Infatti possiamo vedere tutta un'offerta della serie ID, che sono i diffusori point source di Axiom, che si prestano molto a essere anche customizzati. Quindi macchine che nascono per la concertistica, per uso front, fill, delay, sia in situazioni live dove si smonta e rimonta, touring quindi, piuttosto che club live, quindi di nuovo installazioni. Abbiamo delle novità quest'anno che in anteprima esclusiva, prima ancora di presentarli al NAMM Los Angeles di giugno, abbiamo portato la nuova colonna che è composta da dei driver da 2,5 pollici, e sarebbe la famiglia AX16CL, con anche la versione più corta e cortissima. È un prodotto molto interessante perché in versione abbinata al sub si presta molto per il portable, concertistica, quindi sistemi da portare in giro anche in setup molto grandi con flying bar, piuttosto che non più abbinato al subwoofer che amplifica la colonna, quindi colonna passiva, in abbinamento ai nostri amplificatori processati, quindi amplificatori integrati con DSP interno, che quindi entrano in installazioni molto particolari, che possono essere dai situazioni anche chiese, house of worship, piuttosto che invece auditorium, sale, conferenze, eccetera, eccetera. Il mondo delle installazioni per Proel è molto importante perché, oltre a rappresentare un mercato che potremmo dire challenging, perché ti sottopone a delle scommesse continue di prodotto anche, economicamente parlando è importantissimo perché ci permette comunque di livellare la stagionalità tipica della concertistica o di un certo tipo di mercato, viene sicuramente molto più livellato grazie all'installazione. E tecnologicamente a volte l'installazione anticipa anche la concertistica, quindi dal punto di vista tecnologico è un mercato che interessa molto. L'unica cosa che noi tentiamo di fare nella nostra offerta è di non dare una eccessiva specificità al prodotto, sia sul fronte concertistico che sul fronte installazione. Cioè, il prodotto quando viene sviluppato in fase di R&D si tenta di renderlo compatibile sia all'uno che all'altro mercato attraverso pochi accorgimenti. E questo è un discorso che soprattutto all'estero i distributori che devono investire sugli stock apprezzano molto, per cui avere degli stock molto importanti che possono servire più canali, più mercati, più applicazioni.